Una buona serata e bentrovati ad Agenda Italia. Allora, oggi noi, per quanto riguarda il nostro approfondimento, parleremo di cinema, in particolare degli studi storici di Cinecittà che, così come qualcuno ha scritto, rischiano l'ultimo ciak. Allora, nella Fabbrica dei Sogni, considerata la culla del grande cinema italiano, questo per dare l'idea a chi non sapesse fino in fondo, sono stati girati la bellezza di 3.000 film, 90 dei quali hanno ricevuto una candidatura all'Oscar e 47 dei quali si sono addirittura portati la statuetta a casa. Hanno lavorato a Cinecittà celebri registi nazionali e internazionali, per fare qualche nome, da Federico Fellini a Francis Ford Coppola, da Luchino Visconti a Martin Scorsese. Oggi, a 75 anni dalla sua inaugurazione, tutto questo rischia di chiudere definitivamente i battenti. È stato lo stesso presidente di Cinecittà Studios, Luigi Abete, ad annunciare il piano di dismissione, anche se non ha parlato naturalmente di dismissione, spiegando però che con il nuovo piano aziendale si punta ad un progetto industriale volto al rilancio e all'affitto del suolo a troupe e operatori esterni. Quindi stasera tenteremo di capirne di più con i nostri ospiti, che vi presento. Sono Augusta Galeotta, buonasera, benvenuta e grazie. È una lavoratrice di Cinecittà, si occupa di restauro digitale, e poi un altro lavoratore di Cinecittà, che è Fabrizio Di Benedetto. Buonasera. Lei si occupa di impianti tecnici, in particolare, poi cercheremo di capire nello specifico di che cosa. Un regista, Nino Russo, che è anche il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Autori Cinematografici, ANAC. Allora, Fabrizio, facciamo un piccolo passo indietro. Torniamo a questa mattina, perché voi siete stati ricevuti dalla Camera dei Deputati. Sì. C'è stato un incontro. Sì. Che cosa è stato deciso? Che cosa è uscito fuori? Beh, guardi, noi abbiamo illustrato tramite le nostre organizzazioni sindacali al senatore Guido Possa, dove è stato consegnato un documento per la tutela e lo sviluppo occupazionale, dove viene richiesto il mantenimento del know-how. Mi dice intanto di quanti lavoratori stiamo parlando? In totale sui 220 lavoratori, ma oltre i 220 lavoratori c'è proprio un indotto superiore, che supera gli 8.000 tecnici comunque che girano nell'ambito del cinema, nell'ambito di Cinecittà, quindi non è solamente il mantenimento del posto di lavoro, è molto di più. È un pezzo di storia che comunque Abete con questo progetto sta smantellando, perché poi comunque, io mi ripeto sempre come al solito, c'è uno smantellamento proprio delle maestranze all'interno, perché 70 unità vengono spostate a CAT, quindi sulla a Castel Romano, e altre persone vengono affittate, la post produzione dove lavoro io, digitale, audio e laboratorio, sviluppo e stampa, vengono affittate alla Deluxe. All'interno della post produzione c'è ancora di più uno spacchettamento, 41 lavoratori vanno alla Deluxe Italia e altri 47 lavoratori alla Deluxe Roma, quindi vengono affittati con facoltà di recesso in qualsiasi momento. Il problema è che se viene smantellata Cinecittà all'interno, i nostri posti non sono al sicuro, perché poi dentro è vuota, non c'è più niente. Senta, tutto questo che tempi ha? Abete su questo ha fornito ulteriori elementi? No, ulteriori elementi assolutamente niente. Non ha detto niente, anche se sono state fatte delle interrogazioni anche parlamentari, delle mozioni, grazie anche al senatore Vincenzo Maria Vita, che oggi doveva stare qui, però... Sì, poi l'avremo tra qualche istante in collegamento telefonico, è bloccato nell'aula di Palazzo Madama con la spending review. Infatti oggi è venuto anche lui con noi, che ci sta aiutando molto, quindi sta prendendo una posizione, fortunatamente. E poi l'altra cosa è lo sviluppo industriale attraverso il mantenimento dell'unicità dell'impresa e del suo valore culturale. Questo è quello che è stato parlato oggi con i senatori alla settima commissione di istruzione al Senato della Repubblica. Vi siete dati un appuntamento per quanto riguarda le prossime settimane oppure e no? Questo penso di sì, perché poi ne parleranno direttamente con le nostre organizzazioni sindacali. Poi domani abbiamo un incontro alle 11.30 con il sindaco Alemano. Ne parliamo tra qualche istante. Vorrei fare un piccolo passo indietro, tornare alla scorsa settimana, perché c'è stata una manifestazione organizzata proprio dai lavoratori di Cinecittà che UDEM ha seguito con le proprie telecamere. Vediamo il servizio di Stefano Cagelli. Salviamo il cinema, Cinecittà non deve morire. I lavoratori della Fabbrica dei Sogni portano la neve al Colosseo. Non ci stanno, protestano contro quello che giudicano un piano di speculazione edilizia e che, nei piani dell'azienda che fa capo Luigi Abete, dovrebbe trasformare una buona parte degli storici teatri di posa in hotel e centri benessere. Con buona pace dei lavoratori, che da una settimana hanno occupato parte del complesso di Cinecittà e che non sembrano intenzionati a desistere. Noi all'interno di Cinecittà verremo affittati a una multinazionale
tradizionale americana, e questo non è giusto, perché poi c'è uno svuotamento delle maestranze del loro progetto, del loro piano industriale, e quindi crea problemi a noi lavoratori, perché rimaniamo senza lavoro, senza niente. Un progetto idiota, che è quello di immaginare che questo mondo debba sparire per fare posto alla cementificazione, agli alberghi, ai ristoranti, alle piscine. E soprattutto pensa, per realizzare questo progetto, che vanno allontanati, venduti, affittati e licenziati i lavoratori che questa è una parte, noi facciamo tante altre cose meravigliose. La lotta dei lavoratori di Cinecittà Studios e Cinecittà Digital Factory non è passata inosservata, come dimostrano le numerose adesioni di registi e autori, nazionali e internazionali, all'appello rivolto al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e al Presidente del Consiglio Mario Monti. E la solidarietà cresce. E comunque noi rinnoviamo l'invito, perché noi vogliamo parlare con tutti, perché pensiamo di essere giusto, e quindi tutte le istituzioni dovrebbero darci una mano, proprio perché la città, diciamo, ha un valore storico, un simbolo per Roma, per la regione e per tutta l'Italia. Chiediamo a gran voce anche a Luigi Bersani di venirci a trovare a Cinecittà per fargli vedere che dopo 5 giorni di occupazione che i lavoratori stanno nel giusto e di aiutarci. La lotta dei lavoratori continua. Dopo una riunione fiume con il ministro dei beni culturali Lorenzo Ornaghi, al termine di una concitata assemblea pubblica, si è deciso di proseguire occupazione e sciopero per un'altra settimana. Noi vogliamo parlare fra pari, tra persone che vogliono capire, vogliono dire quello che pensano e soprattutto hanno un'idea, hanno delle idee, vogliono portare la loro esperienza. Vogliono che questa azienda non soltanto viva, ma si sviluppi. Andiamo avanti con lo sciopero finché non vediamo chiaro il progetto, perché non c'è un progetto industriale. Speriamo che Cinecittà abbia un futuro come ha il suo passato, il suo glorioso passato, cioè una fabbrica di sogni, una fabbrica di cinema, una fabbrica di lavoro per tutti gli addetti e per tutti quanti girano intorno al cinema e al cinema televisivo. La neve sul Colosseo, il vento di protesta che attraversa tutto il paese. L'Italia in crisi, ecco il titolo del nuovo e forse ultimo film girato a Cinecittà. Allora, questo è quello che è accaduto qualche giorno fa a Roma. I lavoratori di Cinecittà avevano chiesto un incontro al segretario del Partito Democratico Bersani. Ieri sera alla festa democratica qui di Roma c'è stato un incontro con Bersani. So che vi siete detti qualcosa, avete quantomeno informato il segretario. Il segretario è informato di tutto e sa benissimo che stiamo parlando di un potere forte che si chiama Luigi Abete, quindi bisogna... E della... della Valle, De Laurentiis e la famiglia Giag, perché IEG è composto da questo. E certamente Abete è un personaggio molto particolare, quindi anche l'onorevole Bersani ha fatto cenno che comunque ci darà una mano, questo assolutamente sì, e il PD gli abbiamo chiesto che prendesse una posizione al governo, perché stiamo parlando di un patrimonio di 75 anni che è molto importante anche per l'economia italiana, non solo, cioè non è una battaglia solamente per i posti di lavoro, ma va oltre ai posti di lavoro, quindi è un... Diciamo che è una partita che riguarda tutto il paese, sì, no? Tutto il non paese, soltanto i lavoratori che poi sono coinvolti in questa, sì, in questa partita. Sì. Di Benedetto, senta, quella neve artificiale che abbiamo visto, sì, so che è costata diverse centinaia di euro, no? Centinaia d'euro che noi, che avete messo che voi... noi operai... Facciamo delle collette. Facciamo vedere la maglietta che indossa questa sera, qua, tanto per dire, aggiungere un'altra. Ecco, salviamo Cinecittà, questa è la maglietta che indossano i lavoratori in queste... Io sono appena sceso, che sto 14 giorni che sono stato lì sopra, 15 giorni. Siamo dovuti scendere perché purtroppo abbiamo iniziato con lo sciopero. Come vi eravate organizzati? Una tenda e un sacco a pelo, basta. E chi è che vi portava i viveri? Non c'erano viveri perché noi non abbiamo mangiato per i primi giorni, soltanto liquidi, frutta e basta. Però adesso abbiamo dovuto smettere perché sennò eravamo morti. Se le chiedessi che cos'è per lei Cinecittà, che cosa mi risponderebbe? Cinecittà? Sì. Cinecittà per me e per noi, per chi lavora lì dentro, è qualcosa che ti prende dentro al cuore. Cioè per noi non esistono, i registi è come se fossero... Nel senso buono dei fratelli, stiamo là, se lavora, è tutta una famiglia, lì non c'è orario, te entri la mattina, esci la notte perché il regista deve girare di notte, perché ha le sue fissazioni buone, tecniche, sono tante cose particolari che voi non vi rendete conto. E poi Cinecittà
anche sul fatto che uno dice ma sono costi alti girare a Cinecittà, io non so veramente sti costi, poi chi se prende tutti sti soldi, perché noi come maestranze, mi dispiace pure dirlo, ma dopo 27 anni stavamo a una media di 1200 euro al mese di stipendio, eh? 27 anni di lavoro? Sì, 27 anni lì dentro, ma noi siamo persone un pochino specializzate, nel campo nostro abbiamo delle persone che sono state premiate come cavalieri del lavoro, eh? Cioè noi facciamo tutto, di tutto, noi facciamo le scene che la gente dice ma che stiamo... Con quali registi ha lavorato Di Benedetto? Da Francis Coppola al Maestro Avati, tanti, tutto sì. Quello che è per scuola, Maestro Scola, una cosa fantastica, ecco qua mi trovo un po' in imbarazzo, ma tutti... No vabbè, questi sono i nomi che hanno attraversato la storia di Cinecittà. La blocco per un istante perché mi dicono che nel frattempo siamo riusciti a raggiungere telefonicamente il senatore Vincenzo Vita, che purtroppo è bloccato in aula questo pomeriggio, se non sbaglio, con la spending review. Vita, buonasera, grazie. No, buonasera, tra l'altro sono in aula e non sono lì nello studio come mi sarebbe piaciuto essere, perché è in corso una delicata decisione sul calendario dell'aula. Allora, lo dico perché i telespettatori sono molto attenti a questi argomenti. E il nostro gruppo ha proposto un voto contrario al calendario deciso a maggioranza dai capigruppo, ripeto a maggioranza, la vecchia maggioranza, che fa sì che la spending review, che è un provvedimento durissimo, che meriterebbe un tempo vero di approfondimento, verrà in aula solo mercoledì per essere chiusa giovedì, quindi un giorno e mezzo, pensate. E invece il dibattito sulle riforme costituzionali, che chiaramente non porta da nessuna parte, è oggi, ieri, oggi, stasera, seduta notturna, domani, lunedì, martedì, parte di mercoledì. È una assurdità fatta per puro fine di propaganda del PDL, che vuole dire che punta al semipresidenzialismo e che questa è l'unica via per governare l'Italia, e si sa che non andrà veramente a nessuna soluzione, perché è stata una riforma costituzionale che esige più letture, il voto qualificato. No, era per dirvi che quindi sono qui perché adesso dobbiamo votare e poi si riprende il dibattito. Certo. Senta, ecco, senatore Vita, questa Cinecittà che cosa la vogliamo far diventare? Un enorme spa? Così no, come allora, in mente, guardi, avete? Guardi, c'è una novità importante che questa mattina la Commissione Cultura del Senato, di cui faccio parte come vicepresidente, ha fatto una eccellente audizione con le organizzazioni sindacali, CGIL, CISL, UIL, UGL. Perché dico eccellente? Perché io sono, tra virgolette, un militante di questa vertenza, saluto i lavoratori che sono lì, i lavoratori, sono molto legato a questa battaglia per salvare Cinecittà dallo smembramento che vuole la società presieduta da Abete, e per, contro ogni forma di distruzione del patrimonio di Cinecittà. Ecco, questa mattina la Commissione Cultura, un po' tutti i membri, quindi senza colore politico, un po' tutti hanno preso atto della drammaticità del problema e stiamo discutendo se andare avanti adesso con altre audizioni, ivi compresa l'audizione di Abete, per metterlo di fronte alle sue responsabilità. Quindi, senza nessun ottimismo, ci mancherebbe, mi pare che finalmente a livello istituzionale qualche cosa si stia riaprendo. Vabbè, noi ce l'auguriamo naturalmente. Vita, se le possiamo rubare ancora qualche istante in collegamento. Sì. Intanto volevo sentire, visto che è qui in studio con noi il vicepresidente dell'ANAC, che poi è anche un regista, Nino Russo, perché voi avete preparato questo appello degli autori italiani, internazionali, ci sono tanti importantissimi nomi, da Amelio a Bellocchio, a Costa Gavras, a Ken Loach, a Citto Maselli, insomma ce ne sono veramente tanti, Tornatore. Appello che avete presentato al Capo dello Stato, vero Russo? Sì. È vero. No, ma secondo me qui il problema lo sintetizzava molto bene Di Benedetto, nel senso che purtroppo io vedo che si sta affrontando il problema di Cinecittà come una delle tante emergenze che ci sono. Qui a Cinecittà non si tratta solo della perdita del posto di lavoro di alcuni lavoratori, che anche per carità è un problema gravissimo, che si può risolvere con ammortizzatori sociali. Qui si sta, e il problema è un altro. Cinecittà rappresenta una delle eccellenze culturali nel mondo. Noi quando abbiamo
abbiamo redatto questo appello e poi abbiamo telefonato ai nostri colleghi in tutto il mondo, ne ricordavi alcuni? Vanessa Redgrave, sì, Ettore sì. Scola, sì, no, ce ne sono da Carlo Mizzani. Appena abbiamo nominato Cinecittà, non abbiamo dovuto spendere ulteriori parole, hanno detto firmarci, la nostra firma c'è, perché quello che rappresenta Cinecittà è l'immaginario di un paese, è la storia di un paese attraverso il cinema, che è l'arte del secolo breve, è l'arte di punta del secolo breve. Allora io credo che, sì, per carità, il Parlamento fa audizioni e meno male. Noi abbiamo scritto una lettera al Presidente della Repubblica, speriamo che ci risponda, ma credo di sì, come insomma, si è dimostrato molto sensibile ai problemi del cinema anche in altre occasioni. Ma il problema vero è che in questo paese tutto ciò che è cultura, che è eccellenza, viene considerato alla stregua di nulla. Cioè ormai siamo un paese condannato a una finanziarizzazione senza fine, senza fondo, alla quale si sacrifica tutto e tutti. Io credo che questa sia una strada non solo pericolosa, ma letale, non soltanto per il cinema, ma per i cittadini di questo paese, per la democrazia di questo paese, perché è un paese che non ha più storia, che non ha più memoria di sé, e il cinema attraverso i suoi film, il cinema italiano è quello che ha dato memoria a questo paese, è quello che, come diceva Giorgio Streller poco prima di morire, è quello che ha ripulito la faccia a questo paese. Noi eravamo considerato un paese di fascisti, di mandolinari. Il neorealismo e poi in seguito la commedia all'italiana e tutti i maestri del cinema. Il cinema ha ridato un volto a questo paese. Io voglio ricordare solo una cosa. Quando, ma il cinema, ma la cultura in genere, quando la Scala di Milano è andata a Tokyo una decina d'anni fa e c'è stata una tournée della Scala, un entusiasmo enorme, nell'anno successivo si sono decuplicate le commesse delle industrie giapponesi verso le industrie italiane. Quindi anche dal punto di vista strettamente economico, che non è quello, non è solo quello, è una politica dissennata questa. È una politica dissennata e dilettantesca, perché significa non capire oggi la comunicazione, e voi lo sapete meglio di me perché ci vivete dentro, è l'industria del futuro. Quindi smantellare un posto di eccellenza come Cinecittà, da dove sono passati da Ingrao a García Márquez, che si è diplomato a Cinecittà e che, poverino, ha oltre 90 anni, gli abbiamo fatto per venire e ci ha dato la solidarietà, ma più di quello non può fare perché è anche molto malandato. Ma è stato un colpo al cuore per lui, ci hanno detto i suoi collaboratori e familiari. Senatore Vita, chissà che cosa penserebbe Fellini o Marcello Mastroianni, insomma, tanto per ricordare qualche nome, no? Rispetto alla situazione che ci troviamo davanti oggi. Senatore Vita. Sì, ecco, qui c'è molta confusione, purtroppo siamo stati battuti di poco, ma quindi niente, si continua sulle riforme costituzionali, amaramente si continua a votare su una cosa totalmente inutile. Ecco, scusate, ma No, ci mancherebbe, guardi, io volevo leggere una dichiarazione del Presidente Luigi Abete. Vediamo se riesco a rimettermi in collegamento, ecco. Ecco, no, le volevo leggere una dichiarazione del Presidente di Cinecittà Studios, che commentando il lavoro dei sindacati in queste giornate ha detto: la posizione dei sindacati è assurda, si dimostra una arretratezza, una stagnazione culturale che, pensando di tutelare lo status quo, non consente affatto di salvaguardare il futuro. E poi ha aggiunto Abete, concludendo: o si va avanti e si sta al passo con il mondo fuori, oppure ci si trincera in un mondo mentre fuori tutto cambia e si rischia per davvero di chiudere. Insomma, visto che dall'altra parte ci sono nomi importanti della politica e non solo, Abete, De Laurentiis, Della Valle e quant'altro, non è che la politica poi alla fine, insomma, potrebbe spaventarsi e scegliere una strada differente? Senatore Vita?
Sì, scusate, qui c'è molta confusione. Forse viene interrotto un attimo la seduta, che c'è molta confusione. E allora, cosa... Vita, no, la lasciamo al suo pomeriggio che... e magari poi ci risentiremo nei... ho capito che stava facendo un resumé della dichiarazione di esatto. Abete, giusto? Sì. Il quale accusa assurdamente le organizzazioni sindacali di non volere un dialogo, giusto? Di non volere un dialogo e soprattutto di non essere al passo con i tempi. Lui in sostanza dice stiamo offrendo una possibilità non soltanto ai lavoratori ma al paese intero e i sindacati non capiscono che... Ma guardi, c'è una considerazione di carattere metodologico, lasciamo stare ora le riflessioni che meritano qualche attenzione in più, insomma non una battuta improvvisata, sulle strategie industriali, c'è un punto di metodo. È, credo, un anno abbondante che Abete non discute con le organizzazioni sindacali di un piano presunto, illustrato ai media tante volte, ma mai realmente presentato con i crismi con cui si presenta un piano aziendale. Quindi sono tutte chiacchiere queste di Abete, sono evocazioni fatte per... stare così un po' alla moda del tempo, per cui i lavoratori sono brutti e cattivi, gli imprenditori sempre dinamici e illuminati, poi si vede come va a finire. Ecco, questo è un punto sul quale non si può transigere e uno degli argomenti della nostra polemica è proprio questo, si riapra un tavolo innanzitutto, poi in quel tavolo ci saranno discussioni sul futuro, ognuno dirà la sua, ma non si può prendere atto semplicemente che c'è un piano salvifico, un piano che non si è mai conosciuto formalmente e l'unica cosa concreta è che di fatto si smembrano le strutture di Cinecittà e i lavoratori sono messi in una condizione, diciamo così, di marginalità, con rischi anche serissimi di mobilità e poi disoccupazione. Certo. Senatore Vita, buon lavoro, a presto, grazie. Grazie. Arrivederci. Galeotta, voi l'avete visto questo piano industriale? No. Assolutamente no. Cioè non vi è stato allora, presentato anzi, nessun documento? Abbiamo letto sulle pagine di chi si è comprato avvisi a pagamento sul Messaggero, su Repubblica e sul Sole 24 Ore quello che voleva fare, cioè è stato pubblicato, però a noi come organizzazione sindacale non c'è un piano preciso, assolutamente no. Però l'idea di quello che lui vorrebbe fare, l'idea, non è che è un piano ben preciso sul Sole 24 Ore. Ha detto io voglio fare questo, con ciò fra due giorni potrebbe dire io voglio fare un'altra cosa. No, quello che, che uno dice che Abete è un bravo imprenditore, facesse l'imprenditore perché lui di cinema non ci capisce niente. Ma chi è bravo imprenditore non lo so, sai qual è il problema, scusami. Sì. Perché se fosse un bravo imprenditore, scusate, noi abbiamo un'azienda di circa 40 ettari, con centinaia di camerini, 23 teatri di posa. Pensate, c'è una piscina, ho letto, di 7.000 metri quadrati. Sì, il teatro più grande, il teatro più grande d'Europa. Cioè noi, Cinecittà, è una fabbrica completamente, ribadisco, completamente te, inizi con l'idea del film e finisci con il film. Proprio come concorrenza in tutto il mondo, non esiste proprio, a parte in America, non esiste niente. Ma io dico, c'hai il costo fisso degli operai che è più o meno 1.200 euro al mese di media di stipendio, con ciò stiamo a livello dei stipendi più bassi che esistono per una professionalità alta come è il cinema per noi. Riconosciuta in tutto il mondo. Dicono il mondo. I registi, dicono ma dentro Cinecittà non si può girare perché è cara. Allora io dico, se il costo fisso, i produttori, ma se il costo fisso della mano d'opera è quasi nullo, perché è quasi nullo, perché se qualcuno lei pensa, qualcuno ci guadagnerà, allora dico, conviene tenere 23 teatri vuoti o conviene fare concorrenza? Se fosse un ottimo imprenditore direbbe, ti do 3 teatri al prezzo di uno, so vuoti, a mano d'opera la devi pagare, ammazzeresti il mercato, no, c'è la politica che lì dentro a quei teatri non bisogna lavorare. Punto. Non bisogna lavorare. Lì il cinema non esiste. Il cinema non va fatto il cinema. Una vecchia storia. Massimo Ghini aveva fatto una denuncia per quanto riguarda quando affittava, mi sembra, i teatri, che c'era una clausola. Aveva una clausola che non poteva girare dentro Cinecittà. E quindi lui l'ha denunciata questa cosa, però poi non è andata più avanti. Certo. Russo, senta, ho qui una dichiarazione del premio Oscar Tornatore, che è interessante perché è una dichiarazione al tempo stesso una domanda. Dice perché non succede a Cinecittà quello che accade alle squadre di calcio? Quando sono in crisi spesso arriva qualcuno che le compra e le rilancia. Per Cinecittà non è stato così, non è così, perché? Beh, io devo dire una idea, che immagino ce l'abbia. No, in questo caso non sono tanto d'accordo con Peppuccio,
Che cos'è che non la convince di questo ragionamento? No, perché insomma, in questo paese il problema che si agita da qualche decennio è quello dello smantellamento della mano pubblica nella società civile, nelle aziende, nel campo produttivo. E il giochino è abbastanza semplice, certo. Ormai l'abbiamo scoperto. Non è avvenuto solo nel cinema, è avvenuto in altri settori della vita produttiva del paese. Si gestisce male, scusatemi, io sono parlo in maniera molto... È molto chiaro. Mi piace essere chiaro, anche se sono un po', taglio un po' con l'accetta, ma insomma poi nei particolari si possono trovare delle differenze, eccetera, però... Diciamo la linea generale che ha contraddistinto un'industria pubblica viene quasi regalata a dei privati, e di questo potremmo scrivere esempi. Con dei vincoli ben precisi. Prima non si fa funzionare bene, e guardate che non si fa funzionare bene, chiunque di noi lo può testimoniare. Cinecittà ha una serie. A parte gli studi, a parte il valore simbolico, ma ha delle professionalità che ci invidiano in tutto il mondo, i lavoratori di Cinecittà. Quando qualcuno di noi, e per me il massimo è stato quando ho girato a Cinecittà, perché sapevo che aderivano non solo come lavoratori, ma aderivano perché avevano passione per questo lavoro. E io potevo chiedere, cioè i macchinisti, se dicevo però la macchina come sarebbe bella, e che problema c'è? Due pezzi di legno, te la facciamo su, non si vede in nessun'altra industria, ci sono delle professionalità invidiate e che si stanno perdendo, le costruzioni, tutto quello che avviene a Cinecittà è stato fatto deperire in questi anni. Dopodiché si dice l'azienda è decotta, la vendiamo ai privati, si regala, e gli appetiti non sono per il cinema, perché lì sono non so quante migliaia di metri quadri in una zona come Cinecittà, gli appetiti sono enormi, poi dicono no, ma su questo non vi preoccupate, se non avete al ministero, c'è il vincolo. Ma il vincolo noi sappiamo perfettamente. 8 ettari, 500.000 metri quadri, in nome del cinema. Quindi si inserisce tutto in una linea di strategia. Ben precisa. Allora, posso fare un appello? Sì, velocemente, gentilmente, sì, ai miei presidenti, a Della Valle e a Abete, siccome loro sono affittuari. Guardi, sono, guardare in quella telecamera lì. Siccome siete locatari e so che per voi tenere Cinecittà è un grosso problema e vi preoccupate per il nostro lavoro, nessuno vi obbliga a restare dentro Cinecittà. Potete andare via, siete affittuari, tanto lasciate la Cinecittà, non c'è nessun problema, saremo licenziati, andate via, non c'è nessun problema proprio. Va bene, perfetto, questo è l'appello. Russo, da lei volevo sapere un'ultima cosa. Se siete pronti, come dire, ad andare fino in fondo anche voi, registi, sceneggiatori, e quindi ad accompagnare la protesta dei lavoratori di Cinecittà, perché una cosa è che i lavoratori, come dire, no, alzino la voce e tutto, altra cosa è se i lavoratori poi hanno accanto chiaramente anche dei nomi importanti, no? Ne abbiamo ricordati alcuni. Sì, noi ripeto, per noi Cinecittà non è un problema. Io quando sono stato da loro ho detto, mi hanno ringraziato della solidarietà, ho detto ma quale ringraziare della solidarietà? Guardate che questo problema non è solo vostro. È un problema, io vengo a difendere me stesso, il mio lavoro, e vengo a difendere delle possibilità che il cinema italiano ha, perché in tutto questo poi si inserisce anche il problema dei tagli alla cultura in genere e al cinema, hanno messo in ginocchio un paese, hanno messo in ginocchio delle attività produttive privilegiando la finanziarizzazione. C'è gente che premendo un tasto sul suo computer, senza produrre nulla, guadagna centinaia di migliaia di euro in un secondo. E questo è il paese che vogliamo? Non ne faccio un problema soltanto di cultura, che anche quello, insomma, voglio dire, non è un problema da poco. Ma io credo che se non ci diamo una regolata tutti su questo, ahimè, povero paese nostro. E la cultura paga poi. La cultura ci sono da 20 anni a questa parte, ci sono degli attacchi alla cultura. E per cultura intendo non solo il cinema, teatro, musica, università, ricerca, scuola, mettiamocela dentro. Certo, la scuola, l'università, certo. Io intendo, certo. Scuola, ricerca,
Ma è questo che dobbiamo fronteggiare, perché c'è una linea unica. Quindi non è un attacco solo a Cinecittà perché vogliamo renderla più moderna. Poi dietro questa parola moderna si nascondono i misfatti. Assolutamente, peggiori. Si nasconde un mondo. Galeotta, senta, allora, intanto le volevo chiedere come continuerete con questa vostra protesta. Allora, ieri c'è stata l'assemblea all'interno del nostro presidio, dove abbiamo prolungato per altri 7 giorni lo sciopero, e quindi per altri 7 giorni saremo senza stipendio. E continueremo finché non otterremo un tavolo, ma un tavolo che ci dia delle garanzie, che viene messo nero su bianco, dove l'azienda recede a questo smantellamento proprio dell'azienda, perché quando lui dice che comunque che costruisce lui sarebbe abete, quando costruisce un albergo per chiamare le truppe e tutto il resto per una produzione, mi sembra improbabile, perché se non ci sono più le maestranze, come lavorano queste troupe? Punto interrogativo. Poi prima io ho fatto una battuta a un grande imprenditore, ma era virgolettato, perché per evitare. Volevo lanciare anche una sottoscrizione, sì, che stiamo facendo sempre giù a Cinecittà, e che trovate su Facebook, si chiama Salviamo Cinecittà, dove c'è un conto corrente IBAN, perché comunque adesso stiamo chiedendo anche noi aiuto, oltre a tutti i registi, attori che ci stanno vicino, che io ringrazio immensamente, e ringrazio anche i giornalisti francesi che sono venuti. Comunque qui ce l'ha l'IBAN? Sì. Lo sì, vuole sì. Ricordare intanto? Approfittiamo della leggere? Diretta. Certo, okay. Assolutamente, siamo qui anche per questo. Insomma. Allora, IBAN è IT... Facciamo servizio pubblico. Ok. Sì. IT... Visto che non c'è altro. IT... 52 P0558 40320 7... 000000000800. La causale è Cinecittà occupata o Salviamo Cinecittà. Quindi per chi volesse sostenere, sì, in questo caso la protesta dei lavoratori, sì, di Cinecittà, sì, e non soltanto, naturalmente. Ecco, l'unica cosa è che non siamo 220 matti che vogliamo occupare Cinecittà senza un motivo. Io questo lo volevo aggiungere al signore della Valle, Abete e anche De Laurentiis. Che... Mi sembra evidente questo. Senta, no, un'ultima cosa, una curiosità personale. Lei, ho ricordato all'inizio, si occupa di restauro digitale. Mi dice su che pellicola ha lavorato? Mi fa un paio di nomi, un paio di titoli. Matrimonio all'italiana, abbiamo lavorato, sì. E poi molti altri, il film di Anna Magnani, Roma città aperta, e molti altri. Va bene. Russo, come vogliamo concludere questo approfondimento? Non credo ci sia, io spero che ci sia una conclusione. No, intanto io vorrei ricordare che questa è una partita che non riguarda soltanto Roma e non riguarda soltanto Cinecittà. Questa secondo me è una cosa importante. Riguarda la cultura di questo paese, intanto. E forse, io continuo a dire... Forse riguarda la democrazia di questo paese, perché l'attacco che viene fatto a tutto ciò che una volta si diceva, non so se si può ancora dire, che riguarda lo spirito critico del cittadino, viene soppresso progressivamente, dolcemente, non con degli editti, ma viene soppresso. Per cui, e questo fiacca la capacità di discernere, di pensare, di sapere qual è il proprio ruolo a ogni cittadino, il proprio ruolo nella società, cosa che il cinema, come tutta la cultura, ognuno con i suoi linguaggi, fa. Quindi sopprimere la cultura significa andare verso avventure strane, certo, per carità, non parlo di dittature, forse di dittature mediatiche, vogliamo parlarne. Di cosa significa un pensiero unico che si sta diffondendo in questo paese. E questa è la cosa più grave. Noi lottiamo per il nostro lavoro, per il loro lavoro, ma i cittadini dovrebbero rendersi conto che lottiamo anche per loro, che facendo questa battaglia noi la stiamo facendo anche per loro. Non c'è dubbio. Allora, io ricordo, per chi volesse, come dire, sottoscrivere la mobilitazione dei lavoratori di Cinecittà con naturalmente un intervento finanziario, può utilizzare questo IBAN, che ricordo ancora una volta è IT52P055840320 7 9 volte 0
lo zero ripetuto 9 volte, poi 800. Questo è il Liban dove, se volete, potete, come dire, fare una donazione. Ecco, lo vediamo anche qua in sovrimpressione. Io ringrazio Augusta Galeotta, Fabrizio Di Benedetto e Nino Russo per essere stati quest'oggi con noi. Magari ci ritroveremo fra qualche giorno, no? Per raccontare una nuova puntata. Ci auguriamo che ci riceve il Presidente della Repubblica. Ecco, magari dopo l'incontro con Napolitano. Sarebbe, io torno su. Sarebbe utile. Io sono sceso soltanto per voi. Ah, quindi stasera torna subito. Su? Subito. Sì. Io da lì non scenderò finché è anche giusto che una voce non verrà creata una situazione giusta per il cinema. In bocca al lupo, noi lo racconteremo. Ci fermiamo qua. Per quanto riguarda Agenda Italia è tutto. Una buona serata e a presto.